Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 10, versetto 17. Argomento che abbiamo già trattato altre volte, ma confermiamo quanto stiamo per dire. La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. E ancora, Epistola agli Ebrei, capitolo 11, versetto 1. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Che cos'è la fede? Avere fede significa credere. Credere che Dio esiste, certo, ma credere anche a tutto ciò che ha detto. Credere alla parola di Dio. La fede non è una semplice credenza, un'eredità culturale conservata da una tradizione familiare. Molti non fanno differenza fra credenza e fede. Per loro il cristianesimo è una religione come tante altre e richiede un'adesione intellettuale o sentimentale a un insieme di regole e di dogmi. Ma la fede è tutt'altra cosa. È una convinzione del cuore fatta di fiducia e di ubbidienza. Essa ci permette di affermare: la Bibbia ha ragione, Dio esiste, ha parlato, si è fatto conoscere in Gesù Cristo e io so che tutto questo è vero. Avere fede significa credere che il creatore dell'universo ha voluto la nostra esistenza, che si interessa di noi e desidera dare un senso alla nostra vita. Significa ammettere i nostri limiti e accettare l'autorità di Dio, riconoscendo pure che, purtroppo, siamo vissuti come se Lui non esistesse. Significa dunque cambiare atteggiamento e ammettere i nostri errori. Avere fede significa pure accettare il perdono che Dio ci offre grazie al sacrificio di Cristo, essere certi che la sua morte cancella le nostre colpe e che, se crediamo in Lui, ci riconcilia con Dio e ci permette di iniziare una vita nuova. Così la fede libera dal passato, dà un nuovo slancio per vivere il presente e ci apre un futuro eterno. La fede non è un salto nell'ignoto, ma un passo verso Dio e dare la nostra mano a colui che già ha teso la sua per accoglierci presso di sé con amore. Che il Signore ci benedica.